Siamo in pieno clima natalizio e anche le nostre tavole si preparano ad essere imbandite per l'occasione con tanto di cibi tradizionali e non solo. E oggi abbiamo pensato di proporvi qualche idea originale in modo da stupire gli invitati, qualche idea, dicevamo, ispirata al Decamerone e al Boccaccio. E ad illustrarci queste ricette quantomeno particolari abbiamo qui con noi la professoressa Carmela Panarello. Benvenuta Carmela. Grazie. Allora, siamo, dicevamo, alla ricerca di cose originali da proporre sulle tavole di queste festività. Il Boccaccio che cosa proponeva per i pranzi in occasione delle feste? Il Boccaccio registra, racconta la realtà, per cui in occasione delle feste propone sempre dei banchetti in cui sia presente la carne. La carne, che era l'alimento che doveva essere evitato nei periodi di digiuno e che invece poteva essere, anzi doveva essere mangiato nei periodi di festa, come San Francesco dice ai monaci che si interrogavano se mangiare carne un anno che il Natale cadeva di venerdì. San Francesco dice che sarebbe stato peccato non mangiare carne il giorno di Natale, perché il giorno di Natale si festeggia. E quindi tutti avevano sulla tavola della carne, che non era la stessa per tutti, però. Ecco, è vero che ai tempi del Boccaccio, e lo si ritrova appunto nel Decamerone o Decameron, come forse è meglio dire, i convitati venivano suddivisi in tavoli diversi in base anche al ceto sociale? Certo, Boccaccio non immagina un banchetto a cui sedessero ricchi e poveri, ma racconta di pranzi dei ricchi, che erano dei banchetti, perché i ricchi non mangiavano per nutrirsi, ma mangiavano per stare insieme, per godere della compagnia, della musica, e racconta invece quello che erano i pranzi dei popolani o anche dei borghesi che aspiravano ad avere le forme di vita che erano delle persone più ricche. Ecco, ci puoi dire qualche ricetta, qualche alimento che usava ai tempi del Boccaccio e che magari noi possiamo a modo nostro riproporre sulle nostre tavole? Beh, una cosa semplicissima possono essere le salsicce. Le salsicce che fanno parte del sogno di Bengodi e le vigne legate con le salsicce. Ai tempi di Boccaccio le salsicce rappresentavano un lusso perché, essendo fatte con la carne di maiale, che era comune, però anche con il sale ed il pepe, che erano prodotti costosissimi, non arrivavano mai sulle mense dei popolani, per cui questi le sognavano in occasioni speciali. Quindi il Natale potrebbe essere un'occasione speciale per servire queste salsicce, rievocando un po' quello che succedeva nel Decamerone. Tu hai trovato varie ricette, sei riuscita a scovare varie ricette originali del tempo. Come hai fatto? Ma c'è dietro chiaramente questa ricerca un lavoro che porto avanti da molto tempo. Siamo partita dallo studio dei riferimenti ai cibi contenuti nel Decamerone, e quindi nella novella della Marchesa di Monferrato si parla delle galline che offre al re di Francia con un significato simbolico, e così via. Quindi riferimenti ai cibi. Da lì sono state cercate le ricette sui codici, che non sono molti, del 400, in particolare Maestro Martino, Le Ménagères de Paris, e altri codici. Devo dire che esiste una documentazione molto più ricca per i secoli successivi, quando per esempio il 500 e il 600, attualmente nel Medioevo la cucina era qualcosa che aveva in qualche modo a che fare anche con la farmacopea, quindi diciamo più limitato.
Ci puoi dare la ricetta di un primo piatto? Certo, volentieri. Proporrò, rimarrendo sempre nel tema di Bengodi, proporrei i maccheroni. I maccheroni, che nel 300 non era la pasta che noi conosciamo, ma erano degli gnocchi di formaggio, perché appunto la pasta, essendo fatta di farina, era molto costosa e ancora non era diffusa in maniera particolare in Toscana, e invece loro chiamano maccheroni questi gnocchi. E la ricetta è questa: togli lo cascio fresco e pestalo. Quando si parla di cascio, ci si riferisce al pecorino, in quanto il parmigiano era prodotto in quantità minima e soprattutto era considerato un cibo da ricchi. Poscia, togli la farina e intridi con tuorla d'uovo a modo di migliacci. Poni il paiolo al fuoco con acqua e, quando bolle, poni lo triso in uno taglieri. Falla andare con la cazza nel paiolo e, quando sono cotti, poni sopra i taglieri e getta su assai cacio grattugiato. E chiaramente qui c'è questo desiderio, è rappresentato nel sogno di Bengodi, perché c'è questo desiderio del formaggio parmigiano. Infatti nel sogno di Bengodi si parla di una montagna di parmigiano su cui rotolavano questi maccheroni. Quindi possiamo pensare a questi maccheroni o maccheroni, come tu appunto hai detto, le salsicce di cui hai parlato prima. I contorni possono essere molto semplici, vero? Sì, i contorni erano molto semplici, anche perché nel Medioevo non esisteva un sistema, la categoria del contorno. I piatti nei banchetti venivano portati a tavola tutti insieme e ciascuno si serviva secondo la sua condizione sociale. Anche nel banchetto veniva rispettata una gerarchia sociale. I poveri avevano, perché chiaramente c'è una grossa differenza tra l'alimentazione dei ricchi e quella dei poveri, i poveri avevano a disposizione soltanto un piatto, che era una minestra o del pane, e soltanto in occasione di feste importanti come il Natale potevano uccidere un animale di cortile o avevano a disposizione del maiale. Ecco, per quanto riguarda il dolce, cosa ci sai dire? I dolci non erano molto diffusi, anche perché lo zucchero era un alimento raro. Un dolce tipico erano i confetti o la frutta candita. Della frutta candita potrei darvi la ricetta delle arance candite, che si preparano con scorze d'arancia, miele. E poi la cosa che mi ha più colpito è che non si mettono in forno come faremmo noi oggi, ma si lasciano essiccare per un mese circa. E da bere? Cosa propone per bere il boccaccio? Il boccaccio propone, cioè anche qua si fa una differenziazione non solo tra le classi sociali, quindi ricchi e poveri, ma anche secondo la condizione morale, quindi tra coloro che devono fare astinenza, per cui è proibito bere il vino. Per esempio Ser Ciappelletto racconta che durante la sua astinenza ha desiderato un po' d'acqua, quindi anche l'acqua era peccato, da una parte. Dall'altra invece i contadini di Bengodi sognano di bere la vernaccia, perché la vernaccia a quei tempi era un vino esotico in quanto proveniva dalle Cinque Terre. I signori invece bevono il vino speziato, il vino di Pocarasso. Una curiosità è che l'acqua non si beveva mai, essendo l'acqua pura, in quanto era inquinata, ma generalmente si allungava con vino o vinacce o vinello per i più poveri, per i popolani. Ringraziamo davvero Carmela per questo menù che ci ha proposto per le nostre tavole, e a questo punto non ci resta che provare a cucinare.
Buon Natale, buone festività a tutti e buon appetito. Grazie Buon Carmela e Natale a tanti auguri. voi, tanti auguri.